Allora, oggi continuiamo con le funzioni di variabile complessa, poi magari l'ultima ora cerchiamo anche di fare qualche altro esercizio sulla serie di Fourier che non abbiamo fatto. Allora, cominciamo qua, l'argomento è un po' intrecciato perché io devo fare prima, voglio dire qualcosa sulle serie di potenze in campo complesso, però non sono a questo stadio in grado di dimostrare tutto. In realtà poi spesso anche sui libri di metodi per ingegneria non è che viene dimostrato tutto, quindi molto. Qualcosa la dimostro, qualcosa la rimando. Allora, cos'è una serie di potenze in campo complesso? Okay. Anzi, se è centrata in Z0, sarà scritta così. Allora, perché scrivo f di z uguale? Perché questa serie almeno in z0 converge. Poi, dove converge questa serie? In realtà qui si può fare lo stesso identico preciso teorema che per le serie di variabili reali, cioè noi andiamo a indicare con L il massimo limite della radice ennesima del modulo di A con M, allora noi possiamo dire che, vabbè, poi indichiamo con R uguale 0 se L fa più infinito se L è uguale a 0 e 1 su L se L è, diciamo, più presto da 0 più infinito. Allora noi possiamo dire che se Z meno 0 0 è minore di R, la serie converge. Possiamo dire sia assolutamente ma potremmo dire anche in norma infinito, perché chi sarà la norma infinita di una funzione? Diciamo, se noi siamo su un aperto omega, questo qua sarà l'estremo, diciamo, l'estremo superiore per z appartenente a omega del modulo di f. Che questa sia una norma è evidente, perché guardo la proprietà di una norma. Beh, non è proprio così evidente, se voi ricordate quando stavamo per la variabile reale avevamo usato un intervallo in cui avevamo preso il massimo, quindi qua ci sono due difficoltà: una è che invece di valore assoluto qua c'è il modulo, e non è un problema perché l'unica cosa che sfruttavate del valore assoluto è la disuguaglianza del triangolo, vale pure per il modulo, quindi funziona tutto allo stesso modo. L'altra diversità è che ovviamente si parla di estremo superiore, e questo complicherebbe un attimo la verifica delle proprietà di norma, ma insomma, un esercizio abbastanza semplice se ci volete provare. Comunque no. E quindi possiamo dire che anche la serie, se z meno z0 è minore o uguale di r meno epsilon con epsilon maggiore di 0, la serie converge totalmente. Cioè, che significa che la somma
per n che va da 0 a infinito di modulo diagonale, che è la norma di z meno sulla 0 infinito alla n, cioè che altro non è che la somma per n che va da 0 a infinito di modulo diagonale per r meno x alla n è minore. Oh, questa dimostrazione non la rifaccio perché è uguale a quella della variabile grafica, è tale e quale, ok? Sia la convergenza punto A, sia la convergenza su, sia la convergenza punto A. Se vi ricordate quando c'era convergenza, in questo caso che c'è convergenza puntuale, è automatico che c'è anche convergenza assoluta. Dove ci poteva essere convergenza puntuale senza che ci fosse convergenza assoluta era soltanto in una variabile era sugli estremi e in più variabili è sulla circonferenza che è la frontiera del cerchio di raggio R. Cerchio di raggio 0 a 0. Quindi questa funzione in nel cerchio aperto, il centro 0 a 0 e il raggio R sicuramente mi definisce una funzione complessa di variabili complesse. Ora, quello che non è proprio uguale come dimostrazione, quindi per adesso non lo dimostriamo, poi vediamo più in là quando avremo un po' di strumenti in più, se vi ricordate una volta fatto questo nella variabile reale si vedeva subito che questa era una funzione di classe C infinito e come si facevano le derivate, no? Anche questa ovviamente è di classe C infinito e le derivate si fanno esattamente come si facevano nel caso della variabile reale, però la dimostrazione non è uguale. Per quale motivo? Se vi ricordate per la variabile reale usava il teorema fondamentale del calcolo integrale, qua no, non ce l'abbiamo, cioè o almeno non ce l'abbiamo ancora, ok? Una cosa analoga. Comunque effettivamente questa qua è una funzione che ha derivata complessa quante volte ci pare. Se io vado a fare la derivata cartesima di f della gamma in z, questo altro non è, come si fa, la derivata effettivamente almeno qua dentro si fa tranquillamente somma per n che va da k a più infinito di a con n per a con n per n per n meno 1 per n meno k più 1 per 0 per 0 a 0 elevato a n meno k. Se sappiamo questo, che ripeto poi vedremo più in là magari di dimostrarlo, se sappiamo questo noi scopriamo subito che quando andiamo a valutare questo in z a 0, no? Quindi la derivata cartesima di f fatta k volte rispetto a 0 nel punto z a 0, beh, qua cosa mi viene? Tutto ciò che ha una potenza positiva si annulla, quando invece qua c'è k viene k meno k alla 0 per convenzione, qua devo prendere 1, quindi dall'altra parte non mi viene altro che a con k per k da 3. Quindi ritroviamo il solito discorso che la somma della mia serie di potenze altri non è che la somma per n che va da 0 a infinito della derivata ennesima per in 0 a 0
Allora, chiaramente la derivata zeresima non significa altro che f di z a 0. Questa, se vi ricordate, non è altro che la serie di Taylor della nostra funzione. Quindi da questo punto di vista abbiamo, tranne per un problema di dimostrazione che poi risolveremo, abbiamo un'analogia perfetta con il caso reale. E allora possiamo andare a rifare la nostra tabella con gli sviluppi in serie di quelle che erano le funzioni analitiche quando le vedevamo come funzioni reali, e adesso sono comunque funzioni olomorfe. Alcune di queste sono intere, cioè olomorfe intere significa olomorfa definita su tutto C, per esempio e alla z. Chi è? Beh, intanto posso scrivere la sua serie di Taylor. Chi è la sua serie di Taylor? È la somma per n che va da 0 a infinito di z alla n su n, a qua ci mangia 1 su n fattoriale. Ok? Mi ero dimenticato. Qua quando mettete cn con n uguale a derivata del minimo fattoriale. Perché? Perché la derivata di e alla z, allora, noi non abbiamo ancora dimostrato che la derivata, che la z è derivabile. Abbiamo solo dimostrato che le derivate di u e di v soddisfano le condizioni di Cauchy. Ok? Però non fa niente, supponiamo che sia derivabile. Se è derivabile, derivabile alla z deve fare e alla z. Questo l'abbiamo dimostrato. E quindi nel momento in cui la derivata di alla z fa alla z, questo vuol dire che sono derivate infinite volte. In 0 e alla 0 fa sempre 1, quindi la serie di Taylor centrata all'origine è questa. Poi ci sta da vedere che la somma di questi è uguale a questa. Ok? Perché adesso tutti quei ragionamenti che facevamo prima su R vanno modificati. Però diciamo, per adesso ci disinteressiamo della cosa, voglio soltanto arrivare alla tabella con le mie. Effettivamente questa qua è uguale, è olomorfa, è derivabile con tutte le funzioni olomorfe, vedremo in realtà è derivabile infinite volte, e la somma della sua serie di Taylor è questa, è la stessa, e la serie di Taylor è quella. Se invece voglio fare il seno iperbolico di z, allora questo chi è? Come si definisce? Per definizione faccio e alla z più e alla meno z diviso 2. Scusate, questo è un po' semplice. Sì. Ma se faccio questo, cosa mi viene? Somma per n che va da 0 a infinito z alla 2n fratto 2n fattoriale. Cioè, se vi ricordate, cos'è l'iperbolico? Ha solo le potenze pari, perché e alla meno z, mettete meno z al posto di z, quindi c'ha i segni alterni. Quando andate a fare la somma, quella di ordine di grado dispari se ne vanno, e quelle di grado pari rimangono, che vengono raddoppiate e poi divise. Allo stesso modo il seno iperbolico z, che per definizione
è e alla z meno e alla meno z fratto 2, sarà, non sarà altro che la somma per n che va da 0 al più infinito di z al 2n più 1 fratto 2n più 1. Se mi porta un affronto quelli di su. Idem per coseno e seno. Coseno di z anche qui noi abbiamo verificato le condizioni di Cauchy-Riemann, vedremo poi che questo basta a dire che la funzione è derivata e quindi poi abbiamo visto pure la derivata di seno, la coseno, la derivata di coseno e la meno seno. Allora, come sarà fatto la serie? Come nel caso della variabile reale? Perché quando io vado a fare le derivate si fanno allo stesso modo, quando vado a calcolare in 0, 0 comunque reale, se i valori sono quelli di prima, e quindi la serie del coseno sarà sempre la stessa, cioè somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla n, z alla 2n, fratto 2 fattoriale, cioè esattamente la stessa del coseno iperbolico ma a segno alterno. Ok? Così come seno di z invece sarà uguale alla somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla n z alla 2n più 1 fratto 2n più 1. Anche questa porta soltanto i termini di grado dispari come quella del seno iperbolico, ma quella lascia tutti i termini positivi. Questa qua, il primo è positivo, poi il secondo è negativo, il terzo è positivo. Quindi, vedete, questa inizia con z meno z cubo sesti più z alla 5 su 120, eccetera, eccetera. Quindi le serie non sono cambiate, semplicemente ci avete scritto z al posto di. Qual è il raggio di convergenza di queste serie? Così come nel caso reale è più infinito. Vi se andate a fare i coefficienti sono sempre quelli di prima e quindi il raggio di convergenza si calcolava come si calcolava e viene più infinito. Ma allora quello che possiamo fare? Stiamo a fare giusto un ripasso? Cioè vogliamo mettere in evidenza qual è la relazione più intima e profonda che c'è da queste funzioni. Allora, andiamo a vedere che succede se io faccio coseno di iz. Allora, chi è il coseno di iz? Questo è, la scrivo per esteso, invece di scriverla con il simbolo di sommatore, è 1 meno iz quadro mezzi più iz alla quarta su 4 fattoriale meno iz alla sesta su 6 fattoriale più uguale. Allora 1 fa 1, iz fa 0, comunque fa 1. Poi quando faccio qua il quadrato, quanto mi viene? Z al quadrato fa z al quadrato, i al quadrato fa meno 1. Ma meno 1 mi cancella il meno 1 da là, qua mi viene più z al quadrato mezzi. Poi iz alla quarta, i alla quarta, i al quadrato fa meno 1, i alla quarta fa 1. Quindi qua mi viene z alla quarta su 4 fattoriale più z alla sesta su 6 fattoriale più, si continua così perché anche qui i alla sesta fa di nuovo meno 1, ma con meno davanti fa di nuovo 1, e quindi alla fine vedete che viene
così inizio. Ah. Quindi, scusate, così di per poco. Ah. Quindi, cosa otteniamo? Otteniamo questa uguaglianza, che il coseno iperbolico di z altro non è che il coseno valutato di z. Quindi in realtà è la stessa funzione, semplicemente cosa succede? Nel dominio, prima di calcolare la funzione, ho fatto una rotazione di 90 gradi, perché i per z, se vi ricordate, è un'applicazione che da c in c non fa altro che prendere z, moltiplicarlo per i e ruotarlo di 90 gradi. Quando moltiplico due numeri complessi, i moduli si moltiplicano, ma il modulo di e è uguale a 1, quindi il modulo rimane uguale, gli argomenti si sommano, quindi l'argomento di z deve essere, diciamo, all'argomento di z dobbiamo aggiungere i relazioni. Quindi, come vedete, in realtà queste funzioni sono molto più parenti di quello che voi potete immaginare. Chiaro? Quindi quello che fa il coseno sull'asse reale, il coseno iperbolico lo fa sull'asse immaginario. Così come quello che fa il coseno iperbolico sull'asse immaginario lo fa il coseno sull'asse reale. Come vedete, in realtà, andiamo a vedere per il seno. Facciamo qui dietro. Andiamo a fare per esempio il seno di i volte z. Allora, questo qua cosa fa? È la somma, stavolta lo voglio scrivere come serie, somma per n che va da 0 a infinito meno 1 alla n iz al 2n più 1 fratto 2n più 1 fratto somma per n che va da 0 a infinito, ma qua con meno 1 alla n. Allora qua ho i, lo devo elevare alla 2n più 1, ma i alla 2 fa meno 1, quindi qua mi viene meno 1 alla n, che sarebbe i alla 2n, e poi mi viene un'altra i, questo sarebbe i alla 2n più 1, poi viene z alla n alla 2n più 1 fratto 2n più 1. Quindi questi se ne vanno, qua mi viene i per la somma per n che va da 0 a più infinito z alla 2n più fratto 2n più. E questo chi è? Non è i per il seno iperbolico di z, quindi come vedete
anche qui avete una relazione simile a quella precedente, però non sono proprio uguali, qua dovete moltiplicare per la costante. Da, queste sono due relazioni, poi da queste qui ne potete trovare quante ve ne pare. Per esempio, io so che l'esponenziale è la somma di seni iperbolici e di coseni iperbolici, però posso ridurlo a una somma di seni e coseni, però valutati in z, somma. Diciamo di seni e coseni moltiplicati per due costanti. Quindi, come vedete, in realtà queste funzioni qua sono parenti stretti. Non è un caso che si chiamassero coseno, coseno iperbolico, seno, seno iperbolico. In realtà, nel nome, coseno e seno servivano per parametrizzare la circonferenza unitaria. Coseno iperbolico e seno iperbolico servivano per parametrizzare l'iperbole, no? Se vi ricordate, l'iperbole x quadro meno, se io metto x uguale coseno iperbolico di t e y uguale seno iperbolico di t, qual è la relazione coseno iperbolico di t al quadrato meno coseno iperbolico di t al quadrato uguale 1, ok? Ovviamente parametrizzerà solo un ramo dell'iperbola, no? Cioè, questo è un problema di abbiamo fatto nell'analisi, però in realtà sono parenti molto strette. Perché iperbolico? Perché parametrizzare l'iperbola. Perché coseno e seno? Perché la serie quella è, invece di avere i segni alterni, cioè i segni costanti, che significa che o ruoti il dominio di 90 gradi nel caso del coseno, oppure ruoti il dominio di 90 gradi quando quindi fate attenzione che queste funzioni qua, abbiamo visto ieri come cosa facevano, per esempio la funzione esponenziale, quando io facevo variare x io prendevo un numero e ne aumentavo il modulo, no? Il codominio era una semiretta, e però questa semiretta veniva percorsa con velocità che cresceva esponenzialmente. Quando invece facevo variare la y, il modulo era costante e mi percorreva una circonferenza. Se volete vedere il codominio, se volete andare a fare i grafici di u e v, pure si può fare. Ricordate, chi è e alla z? È uguale a e alla x più y, cioè è uguale a e alla x per coseno di y più i seno di y, e allora la u è e alla x per coseno di y. Allora come fa? Praticamente di questa si può fare il grafico, perché questa è una funzione da R2 in R, quindi il grafico sta in R3. E come fa il grafico di e alla x per coseno di y? Vabbè, se tu fissi un y, ci avrai un valore positivo o negativo, allora ci avrai un e alla x o per la costante, o un e alla x per la costante negativa. Se invece fissi la x, c'hai un valore fissato che è alla x, e in quest'altro senso c'è un oscillatore. La v è fatta più o meno allo stesso modo, e alla x per seno di y, semplicemente l'oscillazione della seconda variabile è sfasata. Vi potete divertire come vi pare, però insomma bisogna, è inutile mo, cioè, uno nell'ambito di qualche esercizio si può andare a vedere, ma non è che chissà quanto illuminante fare andare a fare il grafico piuttosto che un altro, poi si tratta di fare vari disegni che sono un po' difficoltosi da fare.
però ripeto, quello che ci interessa di primo acchito è questo fatto che ci sta una relazione stretta. Allora andiamo a fare invece un'altra osservazione. Prendiamo un'altra funzione di quelle che erano sviluppabili in Z. Questa qua si può proprio dimostrare subito. Questa osservazione la chiudiamo qua per adesso, su queste funzioni seno, coseno, esponenziale, iperbolico, seno, coseno. Voglio vedere invece qual è il comportamento, le successioni in C, in realtà l'abbiamo già definite, perché se vi ricordate C è uno spazio medio, c'ha la sua distanza, che c'ha la sua norma che è il modulo e quindi la distanza. E quindi la successione in uno spazio medico l'abbiamo definita in analisi. Voglio andare a vedere come è fatta la successione geometrica, cioè A-line. Nel caso dei numeri reali era facile. Se A era positivo, allora se era minore di 1, alla n scendeva a 0. Se era maggiore di 1, alla n se ne andava all'infinito. Se era uguale a 1 la base, alla n rimaneva sempre 1. Chiaro? Se invece A era negativo, la stessa cosa, soltanto con i segni. Quindi per esempio, meno 2 alla n non andava più infinito, ma il modulo andava più infinito, però oscillava. Vediamo invece come è fatto una successione del genere. Se andiamo a disegnare, supponiamo per esempio che modulo z uguale rho minore di 1 e argomento di z uguale teta, vediamo questo teta qua, questa è la circonferenza di teta, come è fatta rho alla n, z alla n? Z alla n è fatta così. Vediamo che era y terzi, vabbè diventa difficile fare il disegno, comunque questa qua stanno su una cosa che si chiama spirale logaritmica, cioè questi punti girano attorno all'origine, però mano a mano che girano, mano a mano che faccio z alla n, rho alla n si riduce. Allora, facciamo un caso più semplice, facciamo il caso in cui z, modulo z, diciamo, supponiamo che z sia uguale a e alla i teta. Allora, se z è uguale a e alla i teta, il modulo fa 1. Allora, quanto fa z alla n? Z alla n non è altro che e alla i n teta. Cioè, cosa dovete fare? Dovete prendere teta e riportare tante volte. Non fate altro che girare sulla circonferenza unitaria. Quando gira sulla circonferenza unitaria, se teta è un sottomultiplo di 2π greco, ad un certo punto fate un numero finito, cioè è ripartita da capo. Ma se teta, per esempio, non è un numero razionale, non ripartite mai da capo, cioè questi punti non si sovrappongono mai e ogni volta che girate avete dei nuovi punti. Quindi continuando, alla fine otterrete una successione di punti che vanno, si dice, a essere densi su tutta la circonferenza. Allora, giusto questo, giusto per sfizi. Perché
diciamo, ho voluto fare questo piccolo esercizio. Perché se vi ricordate, un'altra serie abbastanza facile da fare, anzi questa è la prima che è facile da fare, e la cui somma si può calcolare così come si calcolava, questa si calcola proprio come si calcolava per i numeri reali, è la serie geometrica. Si vado a fare somma di 0 a n, per 0 che va da 0 per n che va da 0 a infinito, e modulo di 0 a n minore di 1, e modulo di 0 a n minore di 1, la funzione mi viene questa qui. Perché mi viene questa qui? Adesso voglio fare un esercizio che allora io la serie l'ho centrata nell'origine, ok? L'ho centrata nell'origine. Il raggio di convergenza, la serie mi viene quella lì, perché? Perché la derivata di prima di questa è 1 fratto 1 meno 0 al quadrato, la derivata seconda è 1 fratto 1 meno 0 al cubo, la derivata terza è 1 fratto 1 meno 0 alla terza, e così via. La regola di derivazione è sempre quella, siccome per le variabili. E quindi tutte le derivate, la derivata seconda è 2 fratto 1 meno 0 al cubo, che devo portare meno 2, poi c'è il meno che sta 0 al cubo. La derivata terza è 3 fattoriale, cioè 6. Se questa la chiamo f di z, f' di z quanto fa? Fa 1 fratto 1 meno 0 al quadrato. Farete meno 1 fratto 1 meno 0 al quadrato, però poi c'è la derivata meno 0 che fa meno 1. La derivata seconda quanto fa? Fa 2 fratto 1 meno 0 al cubo, perché? Se qua devo fare meno 2 per questo alla meno 3, e poi devo fare la derivata di 1 meno z che mi fa un meno, che cancella il mio davanti. La derivata terza fa 6 fratto 1 meno z alla quarta. Ora, quando vado a calcolare le derivate in 0, mi fanno tutte quante: derivata terza in 0 fa 3 fattoriale, derivata quarta in 0 fa 4 fattoriale, derivata quinta in 0 fa 5 fattoriale. Quindi quando vado a scrivere la serie di 0 viene proprio questa, ma che la somma di questo faccia questo si può dimostrare direttamente, non c'è bisogno di richiamare il fatto che quella funzione è la somma della serie di 0. Oh, però quello che invece mi interessa è sapere che il raggio di convergenza è 1. Perché è 1? Quindi la serie dove converge? Converge qua dentro. Sicuramente converge qua dentro. Poi converge sulla circonferenza unitaria? Dipende, in alcuni punti sì e in alcuni punti no. Per esempio qua no, e d'altro canto qua non può convergere, perché la somma 1 fratto 1 meno z dove è definita? Ovunque tranne qui. Però allora vedete, attenzione, questa è definita su tutto C meno un punto. Questa è sicuramente definita nel cerchio di raggio 1. Forse converge in qualche punto della circonferenza, sicuramente non converge in nessun punto fuori dalla circonferenza. Che non converga fuori dalla circonferenza, perché il modulo di questo se ne va infinito, quindi quel numero non tende a zero, è una posizione necessaria per la convergenza.
Invece sulla circonferenza, beh, neanche converge. Questa qua non converge da nessuna parte. Perché? Perché il modulo vale tutto. Se ci metto n sotto, allora quando faremo il logaritmo, allora in alcuni punti converge. Quindi questa qua sicuramente non converge neanche sui punti della circonferenza. Quindi dentro converge, fuori non converge, ma la funzione somma in realtà non è definita solo qua. La funzione somma è definita su tutto C meno questo punto. Chiaro? O almeno la somma della serie la faccio là dentro, la funzione somma si può definire anche altrove, no? Che nel momento che so che la funzione somma fa 1 fratto 1 meno z, questo lo posso fare anche se z uguale 3, o anche se z uguale 3 più 2i. Ci siamo fino a qui? Non è complicato. Andiamo a vedere che succede se io la stessa serie provo la stessa funzione, provo a svilupparla nella sua serie di Taylor. Abbiamo visto che questa funzione coincide con lo sviluppo della sua serie di Taylor, centrato nell'origine. Proviamo a fare, allora sarà ragionevole che questa funzione coincida con lo sviluppo della sua serie di Taylor, anche se questa serie di Taylor la centro da qualche altra parte. Proviamo a centrarla nel punto meno 2. Cioè io voglio scrivere 1 fratto 1 meno z uguale somma per n che va da 0 a infinito di certi a con n per z più 2 elevato a n. O anzi, vabbè, facciamo z più 2, sì, più facile. Potevo anche centrarla in i, meno i, in un altro punto. Ok? Andiamo a vedere che succede. Se io vado a scrivere lo sviluppo in serie di Taylor, allora potrei andare a calcolare la derivata e scrivere la serie di Taylor, ma non mi conviene fare così. Mi conviene fare così: 1 fratto 1 meno z è uguale a 1 fratto 3 meno z più 2. Allora, questi sono i trucchi che usavamo in analisi, no? Uguale 1, mettete in evidenza un terzo e rimane 1 meno z più 2 fratto 3. Ma questo qua, vediamo che questo qua chi è? Questo qua è un terzo per la somma per n che va da 0 a più infinito di z più 2 alla n fratto 3 alla n. Quindi io posso scrivere anche somma per n che va da 0 a più infinito ma lasciamo scritto così, un terzo fratto z più 2 terzi alla n. Potevo anche scrivere z più 2 alla n fratto 3 alla n più 1, ma preferisco lasciarlo così. Perché questo qua, dove con me? Cioè, quello che mi interessa. Allora, uno dice, ma sei sicuro che questo sia vero? Beh, questo non è altro che un terzo, la somma di questo è 1 fratto 1 meno questo, moltiplica per 3 e viene 1 fratto 1 meno questo. E 3 meno z meno 2, 3 meno 2 fa 1, 1 meno 0. Quindi è banale.
Quello che mi interessa però è l'insieme di convergenza. L'insieme di convergenza è che il modulo di z più 2 fratto 3 sia minore di 1, cioè che il modulo di z più 2 sia minore di 3. Alla fine, qua c'è un terzo, qua c'è 3 alla n, e questo è dove converge. Lo riscrivo qua. Adesso tutto il resto lo cancello, non mi interessa. Vabbè, lascio scritta la serie di prima, questa era qua, la somma di z alla n con modulo 0. Allora, questo era l'insieme di convergenza della prima serie. Chi è l'insieme di convergenza della seconda? L'insieme di convergenza della seconda, questo lo posso cancellare perché l'ho ricopiato. È? Allora io devo fare il centro meno 2, modulo di z più 2 minore di 3, chi è il cerchio di centro meno 2 e di raggio 3, quindi è questo cerchio qua. Quindi questa serie qui dice, ma scusa, tu l'hai centrata nell'origine e c'è raggio di convergenza 1, l'hai centrata in meno 2 e c'è raggio di convergenza 3, quasi quasi mi conveniva centrarla in meno 2. Perché? Perché questa mi dà come somma la funzione di prima, la stessa funzione, su un insieme più grande, per dire. Ma il punto non è questo, il punto è: perché quella di prima c'ha raggio di convergenza 1 e questa qua c'ha raggio di convergenza 3? Perché, scusate, la funzione qua, somma, qua perde significato. Se la funzione non la posso calcolare, la somma della serie non la potrò fare. E questo punto che funge da intoppo. Il problema è che prima la distanza dall'intoppo era 1, adesso la distanza dall'intoppo è 3. Secondo voi, se io la centro in i, quale sarà il raggio di convergenza della serie? Sarà radical 2. Perché quella convergerà su tutto, diciamo, sul cerchio fino a che non arriva qua. Non so se è chiaro. Allora, per capirci, andiamo a vedere 1 fratto 1 meno, facciamo 1 più 0 qua. Questa funzione su R non ha 0. Ok? Però la sua serie di Taylor, questa è somma, anzi quella di McLaren, meno z al quadro
alla n meno zeta quadro, o se preferite meno 1 alla n, z alla 2. Siamo fino a qui, perché basta mettere meno z quadro al posto di z. Però qual è il raggio di convergenza di questa serie? È 1, perché è modulo z quadro minore di 1, che significa modulo 0 minore di 1. E perché è sempre 1? Dove ce l'ha questa funzione qua? È definita su tutto C? Ah no, e dove è definita? Su tutto C? Questo c'ha 2 e 2. Dove ce l'ha questi 2? AI e meno I. Allora vedi che se tu l'indoppio ce l'hai qua e la centri qua, il raggio di convergenza non può andare oltre 1. Stanno questi che fanno la prova. Se la mettessi centrata in 2, questa qua, il raggio di convergenza verrà radicalmente. Andiamo a fare la prova. Vediamo un po'. Questa può fa, però. Vedete se è un esercizio facile o no. Allora io voglio scrivere se z meno 2 lo chiamo q doppio, questo lo posso scrivere come 1 fratto q doppio 4 più 4 q doppio più c. Allora q doppio è uguale a z meno 2. Ma come si fa adesso, se io voglio scindere questa qui in fratti semplici, come devo fare? Devo fare che questo deve essere uguale a 1 fratto q doppio meno a più a meno a più 1 fratto q doppio meno b. E chi sono A e B? Sono le radici di questo fuori, non 1, perché qua devo fare meno e poi qua mi viene fratto 1 fratto, allora qua mi viene doppio meno B meno doppio più A 1 fratto A meno B. Quando fate la somma, poi viene W meno B. W meno B per W meno B deve fare questo. Poi qua fa W meno B meno W, W meno W più A, meno meno A fa più A, quindi alla fine dovete dividere per A meno B.
Ok, andiamo a farlo. Chi sono le radici A e B? Prodotto uguale meno 2 meno più la radice di doppio meno più guardate meno 2 fa 4 meno 5 quindi meno più meno 2 meno i meno 2 più ok quindi qua cosa devo fare? Devo fare 1 fratto doppio meno 2 meno i scusate meno doppio più 2 meno i meno meno 2 più 2 più i e poi qua ci viene la costante ok? Ho preso come a la radice meno 2 più i e come b la radice meno 2 meno i la costante non è importante la convergenza oh, il concetto è adesso questa serie qua dove converge? Questa serie qua per convergere la devo trasformare in qualcosa meno v2. Se io faccio 1 fratto doppio meno 2 più 2 meno i, questa la posso scrivere come 1 fratto, devo mettere in evidenza, due meno i, e poi qua mi viene più per 1 meno q doppio fratto i meno 2. Ok? Vedete 2 meno i mi viene e poi 2 meno i per i meno 2 fa meno 1 meno per meno fa più quindi questa qua quando converge? Converge quando v doppio fratto i meno 2 il modulo è minore di ma vuol dire il modulo di questo deve essere più piccolo del modulo di questo il modulo di questo quanto è? 2 più 1 4 più 1 fa 5 fa 10 gira, volta come la puoi girare come ti pare ma alla fine ottieni, otterrai esattamente finite l'esercizio finite la voce però quando tu vai a sviluppare quella lì in serie ovviamente sarà la somma di due serie però tutte e due le serie avranno convergenza in un cerchio di centro meno 2 e di radice ok? L'altro è simile, no? 2 più i pure fanno la radice di poi ovviamente quella viene la somma di due serie di potenze perché qua le radici sono diverse perché le radici sono diverse e perché per forza se io mi sono spostato qua quelle che prima erano i e meno i ma chi sono? Meno 2 più i e meno 2 meno i chiaro? Cioè nella nuova scusate, nella nuova origine questo punto chi è? È 2 più i e quest'altro chi è? 2 meno i sono le due radici e allora eh sì perché io ho fatto un errore nella figura cioè c'è un errore dove sta l'errore? In quello che ho detto c'è un errore quando io faccio un doppio uguale z meno 2 dove la sto centrando? Dall'altra parte quindi è la figura che è sbagliata devo centrarla qua perciò le radici mi sono venute meno 2 meno i e meno 2 più i quello che era i e meno, che erano i e meno i nel nuovo, nei nuovi riferimenti sono meno 2 più i e meno 2 meno i ok?
quindi era tutto giusto tranne la figura. Ok, allora abbiamo cominciato a capire questo fatto. Io ho una funzione olomorfa. Per adesso conosciamo, non sappiamo ancora che tutte le funzioni olomorfe sono sviluppabili in serie di tempo, ma ne conosciamo molte che probabilmente, come insomma, sono analitiche nel campo reale, sono in realtà sviluppabili in campo complesso e funzionano. Soltanto che abbiamo visto che queste funzioni spesso sono definite su un insieme più grande di dove converge la loro serie di Taylor, perché la serie di Taylor converge sempre in un cerchio, mentre la funzione può essere definita in un insieme che non è un cerchio. Allora, cioè perché? Cioè, cosa c'ha questo a che vedere con il raggio di convergenza della nostra serie? Beh, sostanzialmente il raggio di convergenza diviene la distanza dal punto più vicino dove la funzione non si può estendere, no? In maniera che rimanga una funzione. Qua sicuramente la funzione 1 fratto 1 più z quadro non si poteva estendere qui, perché se ci metto i 1 viene 1 fratto 0, se ci metto meno i viene 1 fratto 0, non si può fare. Chiaro? Quindi se la serie di Taylor la centro nell'origine, il raggio di convergenza sarà 1, se la centro in 2 o in meno 2 il raggio di convergenza sarà radical 5, se la centro da qualche altro, per esempio se la centro nel punto 1 più i, il raggio di convergenza sarà sempre 1. Chiaro? Questo, perché queste osservazioni hanno qualche interesse? Hanno qualche interesse perché servono, come abbiamo sempre detto, a creare quella rete di controlli che quando io faccio un esercizio, io lo so che, per esempio, quando faccio quell'artificio di prima, no? Io volevo sviluppare 1 fratto 1 meno z, centrarlo nel punto meno 2. Allora invece scrivo 1 fratto 1 meno z, scrivo 1 fratto 3 meno z più 2. Se mi impiccio e faccio qualcosa, sbaglio qualche segno o faccio qualche, per esempio anche qua ho fatto un errore, ma poi alla fine me ne sono accorto. Perché me ne sono accorto? Perché c'era qualcosa che non tornava da quella parte. Gli indoppi non erano meno 2 più i e meno 2 meno i, ma erano 2 più i e 2 meno i, e allora non tornava, e quindi sono stato in grado di correggere l'errore. Quindi sono quelle relazioni che ci consentono molto spesso di correttamente interpretare i conti quando stiamo facendo un esercizio, quindi eventualmente correggere quello che stiamo facendo. Va bene? Adesso ferma un attimo.